accogliamo il Signore che viene in mezzo a noi e il Padre che viene ad accogliere i figli e Gesù il Redentore che viene ad accogliere coloro per i quali hai effuso il suo sangue. E voglio ricordare a tutti che è in Dio la salvezza, non negli uomini, e che bisogna purificarci dai nostri peccati, perché sono questi peccati che ci allontanano da Dio e che sono la vera nostra rovina. Il vero terrorismo è costituito dai nostri peccati. Chiediamo al Signore di comprendere questa verità, l'amore di Dio e il peccato che esiste nel mondo e da cui il Signore vuole liberarci. Questo è il grande male che va eliminato e che noi dobbiamo combattere con tutte le armi a nostra disposizione, che non sono cannoni, non sono aerei, ma sono le armi della luce, le armi della giustizia e della santità che il buon Dio ci dà. Ma il Signore vuole che noi combattiamo il peccato dentro di noi, nelle nostre famiglie, attorno a noi, nel mondo, dovunque si annida il male. Dobbiamo snidare questo male, questo è il vero terrore dell'umanità, quello che attira l'ira di Dio sul mondo e rovina l'uomo. Chiediamo allora al Signore questo dolore per aver peccato, ma questa determinazione a non volere peccare più. Chiediamo al Signore la sincera conversione del cuore. Signore, noi invochiamo il tuo Spirito in questo momento. Noi non possiamo concepire un buon pensiero né esprimere un sentimento di conversione senza che la tua grazia scenda dall'alto. Abbi pietà di noi, poveri peccatori. Scenda la grazia del tuo Santo Spirito dentro di noi e determina dentro ciascuno di noi il desiderio ardente di migliorare la vita e di detestare il peccato, la vera rovina del mondo. Spirito di Dio, scenda la pace
nei nostri cuori. Scenda la giustizia su questa terra, quella giustizia che viene unicamente da te e che gli uomini non possono costruire. Signore, scenda la giustizia tua in questo mondo, che è una giustizia di amore, e vieni a liberarci da tutti i germi del male. Serve quest'acqua lustrale come veicolo per suscitare dentro i nostri cuori sentimenti di pace e di giustizia, sentimenti di perdono e di conversione, sentimenti di pietà per tutti gli uomini. Vieni, o Signore Gesù, e liberaci da tutti i mali. O Gesù liberatore, scatenaci da tutti i nostri lacci, da tutte le nostre catene. O Gesù liberatore, libera il mondo dei miasmi, libera il mondo degli omicidi, libera il mondo da tutti i mali che infestano l'umanità. O Gesù liberatore, vieni in questo momento, pacifica i nostri cuori, dacci la pace, quella pace che tu solo sai dare. Dacci la tua grazia, Signore Gesù, e quest'acqua benedetta, mentre lubrifica i nostri cuori, sia propiziatrice di nuovi germogli di vita, di pace e di amore nel mondo. Dio eterno e onnipotente, che hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita nuova, benedici quest'acqua perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro per Cristo nostro Signore. Amen. Benedici, Signore, questo sale, come ordinasti al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale. Fa che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dall'insidia del maligno e custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. Aspergimi, o Signore, con l'issopo e sarò purificato. Lavami, Signore, e sarò più bianco dalla neve. Ecco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio. A quanto giungerà quest'acqua salutare, porterà salvezza e tutti possiamo cantare pace, pace, pace agli uomini di buona volontà. Tempo, poiché una gran folla si radunava e accorreva a lui gente da ogni città, Gesù disse una parabola. Il seminatore uscì a seminare la sua semente, e mentre seminava parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la divorarono. Un'altra parte cadde sulla pietra e appena germogliata inaridì per mancanza di umidità. Un'altra cadde in mezzo alle spine e le spine, cresciute insieme con essa, la soffocarono. Un'altra cadde sulla terra buona, germogliò e fruttò 100 volte tante. Detto questo, esclamò: chi ha orecchi per intendere, intenda. I suoi discepoli lo interrogarono sul significato della parabola ed egli disse: a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri solo in parabole, perché vedendo non vedano e udendo non intendano. Il significato della parabola è questa: il seme è la parola di Dio. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dai loro cuori, perché non credano e così siano salvati. Quelli sulla pietra sono coloro che, quando ascoltano, accolgono con gioia la parola, ma non hanno radice. Credono per un certo tempo, ma nell'ora della tentazione vengono meno.
Il seme caduto in mezzo alle spine sono coloro che, dopo aver ascoltato strada facendo, si lasciano sopraffare dalle preoccupazioni, dalla ricchezza e dai piaceri della vita e non giungano a maturazione. Il seme caduto sulla terra buona sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola con cuore buono e perfetto, la custodiscono e producono frutto con la loro perseveranza. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Alleluia, 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 alleluia. Coloro che ascoltano la parola di Dio e poi la mettono in pratica, beati coloro che la custodiscono dentro il cuore, perché certamente questa parola accestita dentro il cuore, custodita e quasi allevata, porterà molto frutto, un frutto che persevera, un frutto di vita. Quanta parola di Dio noi abbiamo ascoltato, e se la parola di Dio non ha fruttificato come doveva fruttificare, è segno che non è stata custodita dentro il cuore, che il nostro cuore, come dice qui il testo, non è stato buono e sincero, e che non abbiamo permesso alla grazia di Dio, alla pioggia che scende dall'alto, di irrorare questo seme perché germogliasse e portasse frutto di vita nuova. Dobbiamo pure esaminarci, perché tanta parola di Dio non ha prodotto vita nuova in noi. Può darsi che ci troviamo nelle condizioni negative del Vangelo di oggi. Gesù dice che egli è il buon seme, egli è la parola, ed è il Padre del Cielo che attraverso i suoi ministri, i suoi servi, ha seminato la parola di Dio, ha seminato il Verbo di Dio, che è Verbo di verità, di amore e di pace dentro i nostri cuori. Però non tutti i cuori erano disposti a recepire la parola di Dio. Abbiamo tre categorie di persone. Gesù dice ai suoi discepoli il significato della parabola, ed è un'interpretazione autentica, per cui noi non possiamo dubitare che proprio il senso delle parole di Gesù sia questo. E gli dice: il seme è la parola di Dio, è Dio stesso, Verbo di Dio, Verbo di verità e di amore, che scende dentro di noi. Però questa parola di Dio può cadere lungo la strada è calpestata da tutti, è aperta a tutti, per cui dice il Signore: i semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dai loro cuori, perché non credano e così siano salvati.
È una manovra del maligno che esiste in questo mondo, che cammina in questo mondo, dovunque c'è la parola di Dio che viene seminata, dice il maligno vicino, pronto a beccare la parola di Dio, perché non scende in profondità, perché non accettisca e porti il frutto che Dio desiderava che producesse. Quanta parola di Dio caduta lungo la strada, gente distratta, gente che non ha consistenza, gente che non conserva la parola, ma la riceve forse con gioia, forse con entusiasmo, ma non lo custodisce. E allora viene il diavolo che è sempre pronto a beccare la parola. E noi ci guardiamo dentro e non troviamo più la parola perché è stata beccata, l'abbiamo dimenticata. Per rubarci la parola di Dio, perché ha paura della parola di Dio che accettando fiorisca e porti frutto. Poi dice Gesù, quelli sulla pietra sono coloro che quando ascoltano accolgono con gioia la parola di Dio, ma non hanno radice, credono per un momento, per un certo tempo, ma nell'ora della tentazione vengono meno. Quante persone ci sono o ci troviamo in questa situazione? Non abbiamo il terreno soffice, il cuore morbido, il cuore buono e sincero di cui parla Gesù nel Vangelo. Siamo come pietra. Sulla pietra scorre l'acqua, ma l'acqua non scende. Sulla pietra cade il seme, ma il seme non esistisce. Sì, ci sono gli anfratti negli interstizi delle pietre che possono per qualche momento inumidire la parola, produrre gioia dentro di noi, ma per un certo tempo viene la tentazione. La tentazione non manca, è il pane di ogni giorno. Viene la tribolazione, non manca, è l'acqua di ogni giorno, e noi veniamo meno. Quella parola di Dio l'abbiamo dimenticata, quella parola di Dio non ha portato nessuna novità dentro di noi, pur avendola ricevuta con gioia. Quanti di noi abbiamo ricevuto con gioia la parola del Signore? Abbiamo detto: che bella parola, che bel suono questa parola ha. Ricordo il testo del profeta Ezechiele: ecco, la tua gente viene davanti a te, siede, ascolta la tua parola e dice: come bella questa parola, come suona bene questa parola. Gioiscono, ma poi se ne vanno, dimenticano la parola. Il profeta rimane là, a testimonianza che Dio ha provveduto a dare la parola, ma il frutto non c'è, perché questa parola è caduta su pietre, è caduta su terreni duri, su cuori duri, su cuori che non si sono aperti al Signore. Può darsi che qualcuno di noi sia in questa condizione. Può darsi che tanti di noi si trovino in questa condizione. Abbiamo ascoltato la parola di Dio, ma poi, dopo la gioia iniziale, dopo l'entusiasmo, tutto è svanito. I frutti non ci sono stati. Ha detto bene il predicatore, ha detto bene il sacerdote, veramente è così. Ma poi nulla di fatto, perché siamo rimasti nelle nostre situazioni di prima. C'è una terza categoria
il seme caduto in mezzo alle spine sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola, strada facendo, si lasciano sopraffare dalle preoccupazioni, uno, dai beni di questo mondo, dai piaceri della vita, e non giungono a maturazione. Per cui abbiamo le preoccupazioni. Ci sono gli affari di famiglia. Siamo troppo preoccupati e non diamo il posto giusto alla parola di Dio. Badiamo alla nostra vita terrena, materiale, ma della vita spirituale ci occupiamo poco. Se abbiamo un dolore di testa, subito andiamo per prendere una pillola. Se abbiamo un dolore al fianco, andiamo dal medico per la visita. Se c'è qualche sentore di un male, ricorriamo a tutte le cure, perché abbiamo preoccupazione del corpo. Se abbiamo qualche neo che un poco annebbia la bellezza del nostro viso, subito andiamo da chi col bisturi possa correggere quel neo. Cioè siamo preoccupati del corpo, della salute, e non siamo poi preoccupati dei mali che scendono dentro di noi, tardano la conoscenza di Dio, tardano l'amore per Dio e per il prossimo, tardano la nostra forza contro il peccato e le istituzioni del mondo. Poi c'è la ricchezza, il desiderio dei beni terreni, il desiderio di migliorare la propria posizione contro il divieto del Vangelo. E in questo pecchiamo un po' tutti. Quando avete di che mangiare, di che bere e di che vestire, non fate altro. Lasciate che Dio, che provvede agli uccelli del cielo e ai fiori dei campi, provvede a voi. Ciò che è superfluo, ciò che è in più, non tenetelo, ma datelo ai poveri. Chi si attiene a questo progetto del Signore, chi non cerca di migliorare la sua posizione economica, chi non cerca di guadagnare, chi non cerca di giocare all'otto, all'enalotto, per migliorare e così tentare la fortuna, di quando abbiamo di che mangiare, di che bere, di che vestire, quando abbiamo la nostra casa, insufficiente la vita, il superfluo non è nostro, è dei poveri, è degli altri, dato ai poveri, dice il Signore. Contentatevi, meglio pensare all'avvenire, dice il Signore. Sì, pensa all'avvenire, però il domani è nelle mani di Lui. Basta il peso a ciascun giorno. Il giorno precedente è passato, il giorno susseguente deve venire. Vivi la giornata d'oggi davanti a Dio. Signore, non vuol dire con questo che non ci dobbiamo dar da fare per assicurarci la vita, no, ma le preoccupazioni, l'ansia, il desiderio di far denare, di migliorare la nostra situazione, di comprare, di allestire una casa più bella, di comprare un'altra macchina, di fare questo e di fare quest'altro, di avere questo attrezzo e di avere quest'altro attrezzo, quando i poveri muoiono di fame, questo è diritto davanti a Dio. E non ci dobbiamo poi meravigliare se i grattacieli cadono, non ci dobbiamo meravigliare se la giustizia di Dio, che legge gli eventi umani a modo suo, poi ci sorprenda, perché non sappiamo che cosa succede in questo mondo. Ce n'è soltanto di piangere i morti e di sbarrare gli occhi, perché sentiamo il grido di guerra degli uomini che vogliono vendetta. C
C'è chi vuole arricchire ad ogni costo, è la ricchezza ad ogni costo che è la nemica del mondo nostro, è la nostra grande nemica, è il denaro, il principe di questo mondo che si chiama Mammona, sia che risieda nelle banche terrene nostre, sia che risieda a Manhattan, sia che risiedi a Milano o a Wall Street oppure lì a Hong Kong, e cioè le centrali del denaro a cui noi miriamo con tutti gli occhi, a cui è legata l'economia mondiale. Non si condannano queste borse, però si accende in noi il desiderio dei beni terreni, in quella misura che accende il desiderio dei beni terreni e ci fanno scordare i beni celesti, sono un danno per noi. Ed ecco allora le guerre, le reazioni dei popoli poveri contro i popoli ricchi. Ci dobbiamo pur domandare certe cose. Noi non legittimiamo niente di quello che è avvenuto, però dobbiamo guardare le cause che remote che hanno condotto l'umanità nello stato in cui si trova. Troppe divisioni tra di noi, troppe truffe a causa dei beni, troppi poveri, troppi morti per fame in mezzo a noi, troppi emarginati. C'è il mondo dei ricchi, dei benestanti, e il mondo dei poveri, e i poveri gridano vendetta a Dio e Dio li ascolta, come dice la scrittura. E poi ci sono i piaceri della vita, i piaceri della vita. Quanti piaceri noi ci prendiamo? Ci allontanano da Dio, mortificano la parola, la fanno inaridire dentro il nostro cuore. I piaceri del lusso, i piaceri del sesso, il piacere di vedere, di sapere, di avere, tutti questi piaceri della vita. Tutte le industrie così si sono mobilitate per accrescere il benessere, per dare il piacere agli uomini, perché il paradiso è qua giù, il paradiso è qui. È la mancanza di fede. Qui siamo non nel paradiso, ma nella valle di lacrime, come ci dice così la pietà cristiana. Noi siamo qui in cammino verso la patria celeste, non abbiamo qui una dimora terrena, la dimora celeste è la vera nostra dimora. E allora non cerchiamo i beni di qua giù, ma i beni di lassù. Nella misura in cui noi siamo presi dal benessere di qua giù, c'è il desiderio del benessere ultraterreno, anzi perdiamo la fede nel bene che ci aspetta, perdiamo la fede in Dio, perdiamo la speranza in Dio, perdiamo l'amore di questo Dio che si va sempre più lontano da noi. E allora la parola di Dio che cade non porta frutto, non porta il frutto di bene che dovrebbe portare nella nostra vita personale, familiare, sociale. Quante famiglie in difficoltà, quante famiglie in crisi dopo un anno, due anni, tre anni di matrimonio, perché ognuno cerca il benessere proprio, il piacere proprio, perché ognuno non sa accogliere l'altro, perché nessuno sa sopportare con pazienza i difetti, le mancanze degli altri, perché mai è venuto meno l'amore. Ecco perché tutto è precario, cerchiamo il nostro benessere, il piacere, e ci scagliamo poi facilmente gli uni contro gli altri per un non nulla, e la pace finisce, la pace interiore, la pace familiare, la pace sociale. Fratelli e sorelle, è la parola di Dio che non ha prodotto frutto, nel primo caso, nel secondo caso, nel terzo caso. Quanta parola di Dio sciupata, quante volte il Papa ha parlato,
aggiungendo parola su parola a quella della scrittura. Quante volte Dio ha parlato nelle scritture, quanti fatti meravigliosi che sono parole di Dio sono successi e accompagnano il cammino della storia. E noi non abbiamo tenuto conto. Quanti fatti straordinari. Noi andiamo in pellegrinaggio a Lourdes, Terra Santa, a Fatima, Medjugorje, Siracusa, ma non migliora la vita. Eppure il Signore ha parlato con questi fatti, come ha parlato con le scritture, con gli insegnamenti. Non è venuto meno alla parola di Dio, ma la parola di Dio non ha portato il frutto, perché ci siamo trovati nella prima, nella seconda e nella terza condizione negativa. E dobbiamo rendere conto della parola di Dio. È scritto nel Vangelo, non sono io. Io sono venuto per salvarvi. Non è il Padre a giudicarvi, perché il Padre ha mandato me per salvarvi. Non è lo Spirito a giudicarvi, ma è la stessa parola di Dio messa davanti ai vostri occhi, che sarà il vostro giudice. È la parola di Dio che sarà lì nell'ultimo giorno a giudicarvi se siete stati fedeli alla quella parola o infedele alla parola. E voi stessi leggete la vostra condanna, leggerete la vostra condanna, perché la parola di Dio rimane in eterno, e le parole di verità e di giustizia che nessuno può contestare. Questa parola del Signore ci condanna. Fratelli e sorelle, prima di essere condannati dalla parola, cerchiamo di trovarci nelle tre condizioni della terra buona, la terra che produce il frutto, secondo come è vangata, secondo la qualità, è sempre un frutto buono, anche che sia il 30%, è già un fruttato buono, perché il 30% soltanto i terreni buoni possono produrre. Il 60% sono i terreni ottimi che io non conosco. È difficile trovare un terreno dove cade il grano e produca il 60 per uno. Non c'è un terreno che io conosco che vada a 60, tantomeno un terreno che vada a 100. Però la grazia di Dio è potente, ha una vitalità meravigliosa. E se trova un cuore pio, un cuore buono, un cuore santo, può produrre il 30, il 60, il 100 per uno. Chiediamo al Signore di essere questo terreno. E allora vanghiamo, come dice il profeta Isaia e il profeta Geremia, vanghiamo il nostro terreno incolto, distogliamo il terreno incolto, mettiamola al sole e alla luce che viene dall'alto, alla pioggia che scende dall'alto, e la semente di Dio scendendo dentro di noi può produrre molto frutto, il frutto della nostra salvezza, della salvezza delle nostre famiglie rovinate, la salvezza del mondo che è in pericolo perché è stata disattesa la parola di Dio, è stata malmenata. Ed ecco i frutti che nocivi che noi stiamo per raccogliere. Non c'è pace dentro di noi, non c'è pace nelle nostre famiglie, non c'è pace nella società. Signore, buono e misericordioso, la tua misericordia è più grande del nostro peccato. Dacci ancora tempo, Signore, di ascoltare la tua parola e dacci la grazia di dissodare il nostro cuore e di mettere in condizione di recepire la tua parola, perché fruttifichi, dà alle nostre società, alle nostre famiglie una grazia nuova, perché si apra la nostra famiglia ad accogliere la tua parola, dal mondo intero
che è in bilico tra la guerra e la pace, che è in bilico tra la distruzione e la conservazione dal mondo intero, la parola tua, che è parola di verità, di giustizia, di santità, tu che vuoi non che il mondo perisca, ma che il mondo si salvi. Amen.